Cari amici, siamo tornati con... Questa è la navigazione sul tema delle penne flessibili. Siamo sempre su una... cos'è una Waterman? No, questa è una Noodlers, Noodlers Boston Safety, col concetto della Waterman. Preferisco questo della mia. Quello? Perché per il mio tipo di scrittura è più flessibile. No. Diciamo è un'interpretazione di una safety moderna. Sì, 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 è una safety. Falla vedere. Vabbè, vai. Provala. No, no, vai, vai per. Oggi sto filmando per condividere con tutti gli amici del canale di Calamos e il nostro, nuova comunità stereografica, sempre qui in quel di Novara. Un saluto a tutti ragazzi. Deve essere in per il costo esiguo che ha questa penna. Best buy. Non puoi avere... Poi molto retro. Sì. Questa è una penna. Non la devi guardare, la devi solo svitare, caricare e riutilizzare. Perché questa è promossa, è la sorella. La Tibaldi Bononia, questa che è di nuova moderne. Produzione. Un marchio sotto controllo di Montegrappa, se non sbaglio. Sì, sì. Amico dell'Aquila che noi salutiamo con un caro abbraccio. E, interessante questa, questa cosa resina, del conduttore in ebanite di serie. Resina spaghetti. Una resina spaghetti. Com'è la qualità della, della, della resina? Al di là della... Allora, la resina della Bononia, nome latino della città di Bologna, è molto simile alla resina di della Santini, al tatto. Come profondità dei colori, sono due resine molto... Ci accompagno anche la Esterbrook. Ah, l'Esterbrook che è sempre... direi che è un elmo, è piattaforma elmo. Ok, anche questo perché se non sbaglio è distributore americano. È... Ok, ci siamo quindi ancora un caro saluto al dottor dell'Aquila qui da Novara. Che è come dimensioni come la Bononia. Sì. Infatti per quello ho portato questa, perché diciamo che sono due penne abbastanza interessanti. Utilizzo la Santini come bacchetta. E allora questa è produzione Bocch, sì. E questa è produzione Glovo, sì. Come, come la Montegrappa, come la Montegrappa, la Elmo è di produzione Glovo. I feeder della Glovo possiamo prendere la Leonardo e Molto Magico. Il conduttore sono uno in plastica, vedete? Giusto, sì. Questo è Glovo e la Leonardo, okay. Yovo, quindi è lo stesso gruppo. Questo lo svito, lo metto di qui, questo di qui lo svito, lo metto. Ho di visto qui. Che non c'è lo stab né l'italico, ahimè, nella, per la Tibaldi. Sono andato sul loro sito l'altro ieri e non, c'è la non c'era la possibilità di avere il penino. Questo qui però è stabo un, Italia. Un, anche questo è a vite, immagino. Sì. Basta comprare il box, sì, universale, svitare questo e montare questo, oppure togliere a frizione il pennino dallo slot del pennino direttamente, quindi rimane la boccola avvitata. Per frizione togli questo pennino, tieni l'alimentatore, metti un pennino box al posto di questo. Chiaramente non ci sarà il logo. Poi, certo. Per i puristi, se la penna non è completa, magari la trovano disdicevole. Per quelli che invece la penna la utilizzano come è stato scritto esclusivamente per scrivere,
a me importerebbe poco, l'importante è che abbia un pennino che mi dia la massima soddisfazione. Quindi Domenico, tu che le hai usate, sono in tuo possesso, le trovi valide? Sì. Il rapporto qualità-prezzo? Allora, l'Esterbrook, per via del fatto che scotta l'importazione, è un po' cara, a mio avviso. Forse da quel punto di vista Tibaldi, come pennino, forse preferisco il Bock di Bononi, sì. Il Tibaldi. Sì. Ok. Tutti i pennini Bock sono più morbidi rispetto a 6 Yogo. Sì. Sono tutte e due numero 6, se non così a occhio. Allora, devo dire che questa resina qua ricorda molto una celluloide degli anni 40. Sì. Uh-huh. Questa, se uno vuol prendere la penna che abbia l'aria vintage. E poi comunque la rinascita di un marchio storico americano come Esterbrook. Hanno montato un motore. Motore tedesco. Degno di nota, perché comunque ormai. Nella mia prova lo facevo vedere. Questo pennino loro hanno fatto un adattatore per i vecchi pennini Esterbrook, quindi praticamente possono montare i vecchi pennini Esterbrook. Esterbrook era famosa perché aveva una grandissima pastiera di pennini. Quindi volendo si può montare il vintage. Allora, interessante trovare un Esterbrook. Allora, al di là della qualità dei pennini, che sono buoni tutti e due, poi qui. Questo è più morbido, questo è più morbido. Quanto fa la differenza del feeder in ebanite rispetto al feeder in ABS? Tanto. Fa tanto? Fa tanto. Secondo me molto spesso si guarda al pennino in oro o in acciaio quando si dovrebbe guardare al conduttore. Al conduttore. Sono d'accordo con te. Sono d'accordo con Domenico e penso che anche Fabrizio. Sì, devo dire che allora. I pennini, allora, i feeder in ebanite avevano un senso con le penne di produzione di metà del secolo scorso, perché gli inchiostri non erano così tecnici come quelli che avevamo oggi. Quindi il problema di non lasciare a secco la penna veniva gestito montando un pennino su un alimentatore in ebanite. La peculiarità delle bagnette è quella di assorbire come una spugna l'inchiostro e di rilasciarlo nel momento in cui serve. Ma stiamo parlando di inchiostri di metà del secolo scorso. Gli inchiostri di oggi, che sono come l'olio specifico per le macchine, è arrivato il traghetto. Amici, siamo in centro a Novara, quindi abbiate pazienza. Poi voi sapete che noi, se facciamo le cose, siamo reali e facciamo le cose in così come viene, quindi non siamo in uno studio televisivo, quindi allora, peccato che non possiate essere qui con noi a prendere un caffè, però forse in un futuro conviviale ci si possa rincontrare. Comunque seguiamo il discorso che sta facendo Fabrizio. Allora, gli inchiostri di oggi, che sono molto più fluidi, quindi sono meno densi, hanno una densità specifica molto più bassa rispetto a quelli di lì, non hanno bisogno di avere qualcosa che venga trattenuto sotto il pennino, perché è un continuo rilascio da parte dell'alimentatore e del gruppo scrittura inserito. Quindi il concetto sarebbe che i pennini oggi non dovrebbero essere prevalentemente basati sulla scelta perché l'alimentatore sia in ebanite o no. L'importante è trovare l'inchiostro giusto che faccia alla bisogna. Perché io sulla mia Furore, quindi una penna contemporanea a queste due, monto un pennino che è elastico della stessa famiglia della Esterbrook, vedete che il feeder è uguale per tutte e due. Se la logica dovesse dire che qua bisogna montare un pennino
nessuna limitatura in ebanite, perché sennò non si avrebbe la continuità del tratto. Oggi lo smentisco, perché io questa penna qua scrivo tutti i giorni. Dopo che si è settata con l'inchiostro, che quindi anche se la plastica non assorbe come l'ebanite, comunque qualcosa trattiene, io non ho mai trovato un salto di tratto pur avendo un pennino alleggerito, elastico o armonico, che si dice. Quindi probabilmente montare degli alimentatori in ebanite su pennini che non sono flessibili, secondo me è solo un verso. Poi sì, è vero, ti può migliorare, perché magari ti fa usare un inchiostro che su questa qui magari non puoi usare, ma è solo perché è una scelta di un inchiostro diverso, non perché scriva male o meno bene. Se noi prendessimo un Aurora 88 e gli montassimo un feeder anziché in ebanite, il classico ABS, quella penna probabilmente oggi non scriverebbe. Ma perché c'è un'architettura dietro a tutta la costruzione della penna, è come prendere un Alfa Romeo degli anni 60 e montarli. È una riflessione la tua molto molto interessante, quindi sì. Secondo me su alcune penne l'alimentatore in ebanite è solo un verso. Queste due penne non hanno di questo funzionalità di scrittura armonica, quindi non sono flessibili i pennini, no, o armonici come potrebbe essere questo. Ma se su questo pennino hanno scelto di montare un alimentatore in ABS, che è uguale a questo qua, paro paro, quindi io potrei prendere questo pennino e montarlo su questo, viceversa. E non si vede che non ne hanno avuto la necessità, se no sarebbero tornati indietro le penne che non scrivevano, invece scrivono perfettamente.